Buongiorno ai telespettatori di Liberi TV, nuova puntata di Voci Transnazionali, quest'oggi dalla Camera dei Deputati. Siamo in compagnia dell'onorevole Gianfranco Fini, già Presidente della Camera e soprattutto Ministro degli Esteri dal 2004 al 2006. Oggi affronteremo una conversazione ampia sui problemi di politica estera come Schengen, come l'emergenza migranti, abbiamo la crisi di Calais, dei rifugiati al confine greco-macedone, in una situazione complessa, l'hanno definita la crisi dei migranti. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Si tratta di una crisi che è nota da circa un anno, i report di molti media parlavano già di 100-200 mila profughi nel 2015, però soltanto oggi la NATO invia unità navali nell'Egeo, mentre a Bruxelles si fa un attimo fatica ad individuare una soluzione che non sia una partita di giro. Da dove nasce questa difficoltà europea di individuare strategie e prospettive? Ma credo che nasca da lontano, per la precisione nasce dalla prevalenza progressiva di quelli che a mio modo di vedere è lecito chiamare degli egoismi nazionali, anche se ovviamente venivano presentati alle pubbliche opinioni come difesa di legittimi interessi nazionali, egoismi nazionali che nel corso del tempo per molti anni hanno prevalso sia su uno degli aspetti fondamentali dell'Unione Europea, vale a dire una solidarietà, un'azione comune tra i Paesi membri dell'Unione, e ovviamente hanno prevalso anche sulla solidarietà verso altri popoli. Mi spiego più chiaramente facendo un esempio: quando in Italia e in Grecia e a Malta qualcuno parlava dell'assoluta necessità di rivedere il Trattato di Dublino, soprattutto nella parte in cui si prevedeva e si prevede tuttora che il primo paese che ospita un migrante abbia due obblighi, quello di procedere all'identificazione fotodattiloscopica e il secondo dovere di tenerlo all'interno dei confini nazionali, quando soltanto alcuni paesi, tra cui il nostro, ponevano questa questione, gli altri partner, oltre che la Commissione, orecchie da mercanti. Poi quando, per ragioni geopolitiche, la spinta migratoria, oltre che da sud, è diventata estremamente forte da est, allora in quel momento tutti si sono resi conto che il controllo delle frontiere europee era un'esigenza comune e si è cominciato a porre il problema di rivedere Dublino. Dublino è ancora esattamente così com'era, quindi dei ritardi nella comprensione, dei ritardi ancora più gravi nell'azione. Altro esempio. Ormai tutti dicono nei convegni, negli incontri politico-istituzionali che il controllo delle frontiere europee non deve essere prerogativa degli Stati nazionali, ma dovrebbe essere prerogativa dell'intera Unione Europea. Tante assicurazioni che vanno in quella direzione, nulla di fatto. Oppure, ormai molti dicono finalmente la concessione del visto, del permesso d'ingresso in ragione del riconoscimento dello status giuridico di rifugiato deve essere prerogativa di Bruxelles, non si è fatto nulla. Oppure, ultimo esempio, le espulsioni di coloro che entrano ma non sono nella condizione di poter rivendicare il titolo di rifugiati, le espulsioni devono essere prerogativa europea e non dei singoli paesi, anche qui nulla di fatto. Presidente, negli ultimi anni tutti gli analisti convergono sul dire che si è fatta la moneta unica ma non si è fatta l'Europa di contenuti e di politiche. Da qualche tempo però l'Italia può contare sulla nomina europea di un'italiana, di Federica Mogherini, Lady Pesce. Come mai, nonostante una presenza italiana in seno alla Commissione, non riusciamo ad avere un peso specifico maggiore rispetto al passato? Perché non esiste una politica europea di sicurezza comune, così come chi era in quel ruolo così importante prima dell'onorevole Mogherini, Lady Ashton, non garantiva certo, non lo doveva fare, ma non garantiva certo un maggior peso della Gran Bretagna, così il ministro Mogherini non può garantire un maggior peso dell'Italia. Anche perché va detto un'altra cosa, il ruolo dei commissari, compreso il più autorevole, il signor o la signora Pesce, incide pochissimo nelle dinamiche europee, perché il luogo istituzionale in cui si fa o non si fa una politica rimane la riunione dei capi di Stato e di Governo o riunione dei ministri di settore, e questo metodo intergovernativo mette al centro dell'architettura
europea, non tanto la Commissione, non tanto il Parlamento europeo, quanto i governi nazionali. È la conseguenza forse più grave del fallimento deciso da due referendum, quello francese e quello olandese, del tentativo della convenzione che era presieduta da Giscard d'Estaing, in cui ebbi l'onore di rappresentare il governo italiano e di guidare la nostra delegazione, di varare quella che fu chiamata la Costituzione europea. A Berlino circola con insistenza l'ipotesi di una Grecia fuori da Schengen per i problemi legati ai 25.000 immigrati tuttora presenti nel paese. E crede che l'ipotesi di una Grecia al lazzaretto d'Europa sia un po' la fine del sogno europeo dei padri fondatori? Sarebbe certamente l'anticamera della fine o la fine stessa, nel senso che la Grecia è stata messa all'indice anche per sue responsabilità qualche mese fa. L'estate scorsa si pensava, si diceva, uscirà, sarà di fatto espulsa dall'Unione Europea per il problema di bilancio. Oggi qualcuno ipotizza appunto di costituire una sorta di lazzaretto. Ricordiamo che ci sono già altri paesi che si avvalgono della cosiddetta clausola dell'opting out, in alcuni casi sono dentro, in altre materie sono fuori dall'Unione Europea. In più, come se non bastasse, ci sono altri paesi che ipotizzano di uscire volontariamente dall'Unione Europea, quindi è la riprova che il mosaico faticosamente costruito in tutti questi anni sta andando in pezzi. E al di là del fatto che esca o venga messa ai margini questo o quel paese, o peggio ancora, come qualcuno ipotizza, che si vada verso un'Europa a doppia velocità con un nucleo duro e altri che invece hanno soltanto alcuni obblighi comunitari e non ne hanno altri, è la riprova del fatto che non solo l'Unione Europea ha smarrito da tempo il fascino, la spinta propulsiva, la capacità di aggregazione, sono molto molto lontani gli anni in cui i popoli facevano quasi a gara per entrare nell'Unione Europea. La via d'uscita, ma so che non tutti condividono ovviamente questa opinione, non può che essere quella di fare un balzo in avanti, non un tentativo di limitare i danni. Il balzo in avanti inevitabilmente richiama l'idea degli Stati Uniti d'Europa. Ci sono ormai in questa fase storica questioni talmente complesse, talmente globali, talmente trasversali, da rendere indispensabile un governo unitario da parte dell'Europa, non da parte del singolo Stato nazionale che fa parte dell'Unione Europea. Purtroppo una prospettiva di questo genere oggi è minoritaria e anzi prevale l'illusione, che è pericolosa, di governare in sede nazionale fenomeni che al contrario sono ormai transnazionali. Lo scorso anno ricorderemo il referendum sulla Grecia, sulla Grexit, con la crisi economica che è tutt'altro che scongiurata, visto che attendiamo la valutazione trimestrale della Troica. Quest'anno il tema del Brexit, con Cameron in grossa difficoltà, anche perché il sindaco di Londra, Boris Johnson, ha annunciato già il suo voto positivo. Gli Stati Uniti d'Europa potranno fare a meno dell'Inghilterra, oppure ci sarà veramente questo scatto in avanti? E la politica come farà a caldeggiare questo scatto in avanti? No, per quel che conosco io la Gran Bretagna, il voto popolare sarà favorevole alla permanenza all'interno dell'Unione Europea, anche perché chi si è fatto i conti ha capito perfettamente che il danno economico ci sarebbe rilevante. Certamente gli Stati Uniti d'Europa sono una prospettiva talmente lontana da apparire un'utopia, anche perché al di là dell'esito referendario britannico è facilmente prevedibile che il giorno dopo altri paesi, l'Ungheria lo ha già detto chiaramente, seguiranno la via di Londra, vale a dire diranno: signori cari di Bruxelles, o noi abbiamo alcune concessioni, o noi abbiamo alcuni punti a nostro favore che fin qui non ci sono stati concessi, oppure ce l'andiamo. E quindi inizierà una gara che indebolirà ancora di più la coesione europea. Sono giorni drammatici al confine greco-macedone, in pochi giorni si è passati da 7-8 mila presenze alle 10 mila stimate proprio questa mattina. Quale potrebbe essere una soluzione percorribile? Quella dell'Unione Europea di stanziare 300 milioni solo per la Grecia, così da creare, tra virgolette, questo lazzaretto d'Europa? O perché magari non interloquire con la Turchia per creare magari degli hotspot proprio lì da dove partono ancora centinaia di migliaia di immigrati? L'una non esclude l'altra, anzi direi che l'una dovrebbe affiancare l'altra, nel senso che l'aiuto alla Grecia per il peso enorme che quel paese ha sulle spalle
a fronte di questa ondata migratoria senza precedenti, l'aiuto anche economico credo che sia doveroso, sarebbe profondamente ingiusto se non venisse concesso. Tra l'altro c'è un dato delle Nazioni Unite di pochi giorni fa, secondo il quale dal 1 gennaio di quest'anno 2016 al 28 di febbraio di 350.000 profughi che sono giunti in Europa, 315.000 sono giunti attraversando la Grecia, quindi è evidente che su Atene oggi grava il 95% del peso, almeno nell'impatto iniziale. Al tempo stesso è evidente che costituire in Turchia, in questo caso, centri di prima accoglienza anche per verificare chi ha diritto eventualmente a rivendicare lo status di profugo e chi al contrario deve immediatamente essere rimpatriato, allevierebbe la spinta demografica, la spinta migratoria. In questa, come in altre partite, Ankara è un po' il convitato di pietra. Da un lato svolge un ruolo ancora un po' ambiguo nei confronti dell'ISIS, ricordiamo la polemica sull'attraversamento su suolo turco, insomma, di approvvigionamenti bellici nei confronti dell'ISIS. Dall'altra cerca di svolgere questo ruolo, insomma, di punta di diamante della NATO nei confronti della Siria, però ogni volta che può scarica le responsabilità sui curdi. E i mancati progressi anche democratici di Erdogan, prima premier e poi presidente, quanto possono influire nei rapporti con l'Unione Europea, a cui la Turchia aveva sempre guardato con un certo favore, ma negli ultimi tempi forse qualcosa è cambiato anche nella percezione? È evidente che influiscono, perché il tema ad esempio dei diritti civili in Turchia continua ad essere un tema su cui è giusto accendere i riflettori, perché si tratta di una, definiamola così, democrazia autoritaria, o comunque si tratta di un regime che mette in campo una politica di ferro controllo della pubblica opinione e anche per certi aspetti una politica nazionalista, il che spiega anche la ragione per la quale Erdogan continua a godere di un notevole consenso popolare. La Turchia è uno di quei paesi che è stato privato dalla storia di un ruolo di grande potenza. Non va mai dimenticato che la Turchia è il diretto discendente dell'Impero Ottomano. In una fase in cui tutto il mondo arabo-musulmano, tutto il Medio Oriente è preda di sconvolgimenti, è chiaro che il mondo turco, il mondo ottomano, guarda con favore la pubblica opinione, guarda con favore un governo come quello di Erdogan che giochi anche in modo molto spregiudicato il ruolo di una potenza regionale. Credo anche che quella che anche lei chiamava l'involuzione di Erdogan sia indirettamente la conseguenza, lo dico anche per esperienza diretta, del fatto che tanti amici turchi non comprendevano la severità degli esami europei, severità che al contrario era per certi aspetti doverosa, soprattutto sui temi dei diritti civili. E ricordo che in una circostanza proprio l'attuale presidente Gül, che era il mio collega ministro degli esteri, mi disse: ma ci sono paesi, e aveva ragione, che sono entrati nell'Unione Europea, ad esempio i paesi baltici, senza che ci fossero le lenti di ingrandimento minuto per minuto a verificare di quanti centimetri progrediva il negoziato. Ovviamente erano condizioni diverse. E credo che sia giusto ricordare, perché è un fatto vero, che la dissoluzione dell'Unione Sovietica, il crollo del muro, la fine del patto di Varsavia, aveva generato in tutti gli europei della parte occidentale il desiderio di riunificarsi con i fratelli dell'Est, e c'era identico sentimento anche nei paesi un tempo appartenenti alla Cortina di Ferro, il che ha determinato l'ingresso nell'Unione Europea di alcuni paesi che probabilmente non avevano ancora quei parametri di carattere economico, ma anche di rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, che poi venivano invece richiesti per certi aspetti giustamente alla Turchia. E si discusse tantissimo, almeno all'epoca in cui avevo la responsabilità di guidare la Farnesina, addirittura sul fatto se fosse possibile che un paese come la Turchia, che è per il 98% Asia e che è popolato da non so quale percentuale, ma da una percentuale altissima di musulmani, potesse davvero entrare nell'Unione Europea. Questo ha costituito la condizione che ha poi portato all'irrigidimento. Certo.
Spostandoci un po' ancora più a Oriente, tra Washington e Mosca sembra essere tornata la guerra fredda ufficialmente per il caso siriano, per la gestione della guerra in Siria, ma ovviamente ci sono anche altri riverberi, come per esempio le conseguenze dell'accordo sul nucleare in Iran, bypassando anche i problemi di natura economica per l'Italia, che ad esempio non riesce più ad esportare l'agroalimentare in Russia per via proprio di una conseguenza delle sanzioni. Quale crede sia l'approccio oggi che l'Occidente deve avere nei confronti di Mosca, se come interlocutore privilegiato, se come interlocutore come tutti gli altri, e con quale tipo di lungimiranza, ecco, ristabilire degli intrecci che sembrano in questo momento abbastanza incrinati? Ma credo che l'approccio, ed è una banalità, debba essere all'insegna del realismo, cioè pensare che Mosca, soprattutto con una leadership molto forte come quella di Putin, non determini una politica volta, diciamo così, a rimarginare le ferite o più chiaramente a cancellare le umiliazioni che molti russi sentono di aver subito o pensano di aver subito dopo la fine dell'Unione Sovietica, significa non conoscere la natura di quel popolo. Non c'è dubbio che la Russia è sempre stata una grande potenza ancor prima della rivoluzione d'ottobre, lo era anche ai tempi dello zar, ha una dimensione che arriva a Vladivostok, ha una dimensione di carattere continentale, ha delle potenzialità in ogni settore, quindi è chiaro che non può essere considerato soltanto un interlocutore come tanti, in qualche modo è al confine diretto ad est dell'Unione Europea. Certo è che, proprio perché l'Unione Europea ha alcuni valori, alcuni principi che potremmo definire non negoziabili, non si poteva, all'insegna del realismo politico, prendere atto che Putin aveva militarmente invaso l'Ucraina onde sottrarre a quello Stato la sovranità della Crimea, Crimea che è russofona, è di tradizione, di lingua e di cultura russa, era inevitabile una reazione, era doverosa una reazione, l'unica reazione non poteva che essere le sanzioni di carattere economico, sarebbe stato inimmaginabile schierare di nuovo le forze armate europee contro le forze armate russe. Oggi la situazione è più stabile, anche se permane ovviamente una forte tensione tra Mosca e Kiev. Credo che l'approccio dell'Unione Europea, più in generale dell'Occidente, quindi anche di Washington, debba essere quello di prendere atto con realismo che c'è un interesse comune che oggi può di nuovo riavvicinare Mosca e l'Occidente. L'interesse comune è quello volto a sconfiggere nel più breve tempo possibile Daesh, ISIS, fermare il contagio del terrorismo islamista, perché non tutti sono coscienti del fatto che c'è una minoranza musulmana molto agguerrita all'interno dei confini della Federazione Russa che potrebbe risentire anche di alcuni richiami di carattere integralista. Quindi pensare a Mosca come un alleato strategico nelle questioni così complesse di contrasto nei confronti dell'ISIS può rappresentare un punto per evitare che si torni, come diceva lei, alla guerra fredda. La crisi in Siria continua imperterrita, il cessate il fuoco sembra essere abbastanza precario. Crede che si possa ricondurre la situazione all'interno di un alveo, magari con le Nazioni Unite, insomma, fare un po' da paciere, oppure questa situazione di instabilità dovrebbe proseguire anche durante tutto quest'anno? Ma vediamo intanto se regge la tregua, non c'è ombra di dubbio che rappresenta un passo avanti, soltanto pochi mesi fa sembrava un obiettivo difficile da raggiungere. Poi tutti sanno che il problema siriano è connesso anche al fatto che nei confronti di Assad c'è l'appoggio esplicito da parte di Mosca e di altri, mentre i gruppi che si oppongono ad Assad vengono guardati con favore da altre capitali e dalla stessa Unione Europea. È evidente comunque che la crisi umanitaria che sta determinando anche questa ondata migratoria senza precedenti può essere, non dico fermata, ma arginata o comunque ricondotta entro numeri che l'Unione Europea possa gestire con minori difficoltà soltanto se si stabilizza la situazione siriana. Anche qui credo che il realismo politico debba imporre
di prendere atto che Assad non accetta di lasciare il campo se non rinviando quasi sine die quel momento, e quindi la strada della tregua, della interruzione del momento, diciamo, più aspro e conflittuale è l'unica praticabile. Un altro fronte caldo, caldissimo nel Mediterraneo, è appunto la crisi in Libia. Da Tobruk e da Tripoli rifiutano un po' quella che è stata la proposta fatta ventilare dalla Germania di una divisione per aree, un po' come era accaduto in occasione del muro di Berlino. Preferirebbero le tribù, per non irritare proprio tutte le tribù, preferirebbero una sorta di federazione. Crede sia stato un errore non individuare magari in una figura come Romano Prodi un possibile trade union per il caso libico, invece affidando a Bernardino Leon una gestione che poi nei fatti si è rivelata, ecco, non troppo felice? Non c'è dubbio che è un eufemismo diplomatico quello che lei utilizza dicendo non troppo felice la gestione da parte di Leon del ruolo che gli era stato affidato. Probabilmente Prodi avrebbe fatto meglio, ma con molta franchezza non ci voleva molto a far meglio di quello che ha fatto Leon. Ma non perché fosse inadeguato il personaggio, perché secondo me era completamente illusorio l'obiettivo, vale a dire riportare la Libia ad essere uno Stato unitario, come era stato con Gheddafi e prima con la monarchia, dimenticando che la Libia non è mai stata, se non dal 1911, dopo l'annessione militare italiana, una entità statuale. All'epoca dell'impero ottomano, se non ricordo male, era diviso in tre territori, Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. L'idea quindi di una federazione, anche perché queste identità sono di carattere tribali, l'idea di una federazione forse è più realistica rispetto all'idea di un governo di unità nazionale, di un momento di pacificazione, che viene da tutti auspicato ma che non diventa mai realtà. Anche il tira e molla, i ritardi, i passi avanti e i passi indietro tra i due interlocutori principali, il governo di Tobruk riconosciuto dall'Occidente, il governo di Tripoli molto vicino ai fratelli musulmani, sono settimane che si dice nascerà un governo di unità nazionale, poi per una ragione o per l'altra non nasce mai. Probabilmente appunto un approccio più realistico, quindi immaginare forti autonomie nell'ambito di una federazione di questi territori potrebbe agevolare il percorso. Comunque non c'è più tempo da perdere, perché tutti ormai sanno che il rafforzamento di Daesh, quindi del terrorismo in Libia, è un dato estremamente reale, e credo che ormai tutti gli italiani sappiano che sono davvero le porte di casa nostra. Un altro dossier anche strategico per il nostro paese è quello relativo all'energia, all'approvvigionamento energetico. L'Italia sembra abbia imboccato la strada della partnership a 360 gradi, dialoga con Gazprom per il gasdotto Poseidon, ha delle nuove mire in Egitto con l'Enido anche dopo il raddoppio del canale di Suez. Crede che Roma potrà avere finalmente un ruolo diverso anche da questo punto di vista energetico? Ma credo che l'Italia abbia fatto bene a giocare la partita su più tavoli, come lei diceva prima. Il ruolo lo ha sempre avuto, dai tempi di Mattei, continua ad esercitarlo seppur in modalità diverse, e lo fa appunto su uno scacchiere ampio. Lei non ha ricordato l'Iran, ma non c'è ombra di dubbio che la fine delle sanzioni nei confronti di Teheran mette l'imprenditoria italiana, quella diciamo più lungimirante, quella in qualche modo più competitiva, nella condizione, il settore energetico è uno di questi, di intavolare un proficuo discorso con quel paese. Quindi certamente è un modo, quello della diplomazia economica, che l'Italia nel settore energetico deve certamente saper sviluppare. Presidente, da ex ministro degli esteri, cosa pensa del caso Regeni? È un altro caso di commissione torbida fra affari di Stato e mancati diritti? C'è stata poca trasparenza? Il ruolo dei media e del governo italiano è stato sufficientemente compensativo in questo senso? Sì, penso di sì, cioè penso che una volta tanto il ruolo dei media, anche il ruolo del governo, non sono difficoltà a dirlo, sia stato almeno nelle affermazioni di principio incisivo. Purtroppo non si sta verificando quello che tutti auspicavano, vale a dire la piena collaborazione delle autorità egiziane, il che mi meraviglia fino a un certo punto, perché l'Egitto è un regime militare in cui
proprio per il rischio enorme che ci sarebbe non solo per gli egiziani ma per tutto il mondo se l'ISIS Daesh dovesse entrare pesantemente in Egitto, sarebbe veramente una catastrofe, il che non dico autorizza, ma il che fa comprendere per quale motivo il regime militare non va certo per il sottile nello stesso momento in cui cerca di avere quanto più informazioni possibili. Il guaio, se vuole la cosa che va denunciata, è che le autorità del Cairo fin qui non hanno minimamente collaborato. Anche il balletto, prima un'affermazione, poi una smentita, mostra chiaramente che non vogliono intendere. Cosa dovrebbe fare in più l'Italia? Notizie di queste ore, si parla, e credo che sia giusto farlo, innanzitutto dell'opportunità di richiamare subito gli inquirenti italiani che sono al Cairo, anche perché bussano tante porte, ma quelle porte rimangono chiuse, proprio per dare un segnale fortissimo nei confronti dell'Egitto. Pretendiamo che sia fatta chiarezza, che si sappia qualche cosa di definito. Qualora dovessero continuare a fare orecchie da mercante, personalmente non avrei alcuna difficoltà a ipotizzare il richiamo del nostro ambasciatore al Cairo, anche per le ragioni che lei diceva prima. L'Egitto, proprio perché è un regime militare, proprio perché il ruolo delle forze armate, dell'apparato pubblico è estremamente rilevante nell'economia egiziana, ha bisogno di un interscambio economico-commerciale molto molto cospicuo con alcuni paesi e l'Italia è tra questi. Far comprendere chiaramente che non siamo disposti a barattare sul piano degli affari o sulla comune assoluta necessità di combattere il terrorismo l'omertà delle autorità egiziane nel negare alla famiglia, ma direi a tutta l'Italia, una parola di verità su quel che è accaduto a quel ragazzo, credo che sia doveroso. In chiusura tocchiamo due temi di attualità politica di questi giorni. Il primo è il tema legato alle unioni civili. In un suo editoriale sul sito di Libera Destra ha scritto che si colma finalmente un vuoto normativo. Per quale ragione? Ma basta anche qui guardare la legislazione degli altri paesi europei senza andare lontani per rendersi conto che l'Italia era, credo, l'ultimo, il penultimo paese, vale a dire non avevamo ancora provveduto con una legge a regolare i diritti e doveri delle cosiddette unioni civili. Quindi finalmente si è colmato un vuoto legislativo che era figlio, secondo me, di un ritardo culturale della politica, cioè la incapacità della politica di stare al passo con quella che è l'evoluzione della società. Poi, come tutti sanno, sul tema si sono giocate tante carte che ben poco avevano a che vedere con la questione. Mi riferisco non solo all'idea iniziale di inserire nel testo anche la norma relativa all'adozione del figlio naturale di uno dei due partner, che poi è stata secondo me giustamente stralciata e demandata al riordino eventuale e generale di tutto il tema delle adozioni. Ma poi tutto quello che si è giocato in termini, diciamo, partitici, il volta faccia di Grillo, il governo che mette la fiducia, Verdini che vota a favore, credo che sarebbe stato per la politica un segnale positivo se si fosse limitato appunto ad affrontare una questione che doveva essere affrontata e non si fosse giocata anche una partita tutta nella presunzione di avere un eventuale vantaggio elettorale. Dico eventuale perché poi, come gli italiani giudichino per davvero la legge e come abbiano giudicato tutte le manovre che ci sono state attorno e a fianco della legge, non lo sappiamo, forse lo sapremo troppo. E venendo alle amministrative, il centrosinistra individua i candidati con le primarie, il centrodestra invece evita le primarie, individua candidati su cui non c'è un'unità di visione. Per esempio a Roma lei ha già detto che voterà Francesco Storace, l'unico candidato di destra del panorama del centrodestra. Allora, il centrodestra, ci sono i tre cuochi, qualche volta la maionese che portano a tavola impazzisce, nel senso che hanno trovato tre cuochi, ovviamente sono Salvini, Berlusconi e Meloni. A Milano hanno trovato un candidato certamente credibile, anche se mi permetto di osservare che poteva essere tranquillamente il candidato del centrosinistra al pari del resto di quello che ha fatto il centrosinistra, perché lo stesso Sala poteva essere un candidato del centrodestra. C'è questa ricerca a volte ossessiva, affannosa da parte della politica di candidature tecniche, il che secondo me dimostra appunto la crisi della politica nella sua capacità di selezionare una classe dirigente.
Roma un disastro sotto gli occhi di tutti, prima Bertolaso indicato, poi Bertolaso rinnegato da Salvini, la richiesta delle primarie che Berlusconi in questo è coerente, non può accettare perché le ha sempre considerate manipolabili, si è sempre rifiutato di pensare che sia la modalità migliore per individuare un candidato. Berlusconi è ancora fermo all'epoca in cui con me, con Bossi, con Casini, dovendo scegliere un candidato tra una folta schiera di nominativi, alcuni dei quali davvero autorevoli, non c'era necessità di sentire in qualche modo l'umore dei potenziali elettori, ma quel tempo è passato, il centrodestra non ha candidati credibili perché mancano all'appello centinaia di migliaia di elettori, perché si è esaurita un po' la spinta propulsiva, quindi è chiaro che Berlusconi nelle primarie non le vuole e non le farà. La candidatura di Storace, da cui ovviamente come è noto mi dividono tante valutazioni di carattere politico, è però una candidatura che non si può definire a dispetto, è un uomo che ha una sua ben precisa identità di destra, è un uomo che ha governato la regione Lazio, quindi non si può dire che è privo di una virgolette cultura di governo, è un uomo, e credo che questo in questi tempi debba essere valutato, che pur avendo governato per 5 anni è del tutto, come dire, vergine rispetto alle tante beghe giudiziarie che hanno altri. Chiudiamo sui comitati del no per il referendum costituzionale. Qualche settimana fa si è reso promotore di un seminario proprio per analizzare i punti nevralgici della riforma con due presidenti emeriti, il professor Baldassarre e il presidente Annibale Marini. Qualcuno dice, ma la destra non era presidenzialista? Qual è la sua risposta? Ma guardi, proprio domani riunisco il comitato promotore di un comitato per il no, che come decidemmo in quel convegno vogliamo costituire in tutta Italia, ma che avrà una ragione sociale molto diversa rispetto a quella di chi dice votiamo no alla riforma che ha proposto Renzi perché la Costituzione non si tocca. La Costituzione deve, secondo noi, essere profondamente modificata, ma deve essere modificata in senso presidenzialista. Lo scandalo non è quello di rafforzare i poteri dell'esecutivo, lo scandalo della riforma di Renzi è che non c'è alcun tipo di contrappeso, lo scandalo non è l'abolizione del Senato che non potrà più dare la fiducia, personalmente credo che andava abolito tout court un sistema monocamerale come altre democrazie da tempo conoscono, lo scandalo è che il Senato non darà più la fiducia, al tempo stesso continuerà ad avere competenza primaria su alcune materie e inevitabilmente quelle relative appunto alle competenze regionali, il che inevitabilmente determinerà un conflitto con l'altra Camera, quindi le riforme vanno fatte, è che diciamo così la riforma Renzi di fatto archivia la Repubblica parlamentare come l'abbiamo conosciuta, ma non fa nascere nulla che abbia un analogo in Europa, non ha nulla a che vedere con cancellierato tedesco, col premierato inglese, men che meno col segno presidenzialismo francese, è una sorta di italicum costituzionale. Berlusconi si faceva qualche volta le leggi a persona, ma mi pare che Renzi si voglia fare una costituzione a persona. Bene, grazie. Termina qui questa puntata di Voci Transnazionali dalla Camera dei Deputati. Il nostro ospite quest'oggi è stato il presidente Gianfranco Fini, che ringraziamo. Ai telespettatori di Liberi TV, prossimo appuntamento con Voci Transnazionali. Grazie.